Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Io sono Leone e siamo qui oggi per fare una nuova challenge, sfida, fatta da voi. Quindi, la gioco con Judas e adesso vi dico subito gli oggettini. Ok, purtroppo la devo giocare per forza con Judas perché devo usare i custom HP. Ed è teoricamente l'unico modo per farla partire con custom HP in questo modo. Questi sono i migliori possibili, non sto scherzando. Quindi la sfida me l'ha mandata Salvatore Carmellino, che vi ha dato un bellissimo setup iniziale, però non posso fare patti con Satana. Allora, sfida per questa partita 1NLLP0G4. Purtroppo la sua sfida chiedeva anche di iniziare solo con mezzo cuore nero, ma non l'ho potuta fare perché ha dei limiti la custom challenge, il custom challenge launcher. E quindi andiamo così. Allora, Polyphemus e il Santo Graal come primo oggetto. Il Santo Graal mi dà un HP rosso, se no sarei iniziato con soltanto il cuore. Ho i pezzi di chiave per andare ad abbattere Mega Satana. Ho Basse Tears, però ho Cancer e The Fool. Quindi posso entrare in teoria anche qua dentro, fare così e ciao. Perfetto. Ora, niente patti con Satana, ciò significa che dobbiamo giocarci abbastanza bene. C'ho Claps, se ottengo almeno un paio di bombe sono a posto. Comunque abbiamo degli oggetti iniziali estremamente potenti. Bella stigmata da già più HP up, perché Polyphemus aumenta di molto il danno. È di base forte, anche con moltiplicatore di danno. Il Salto Graal mi dà un cuore più della vita extra. E quindi direi che siamo messi estremamente bene per questa cosa. Stigmata è un damage più HP up, non male. Mega Satana secondo me lo possiamo fare se troviamo dei Tears Up. Con 20 di danno sono tranquillo per il resto. Tears Up ed è Mom's Box, che raddoppia l'effetto dell'oggettino che ho. Ok, e poi siamo a posto. Ora ho una Choke Clubs che vorrei usare, però ci sono anche due... Salve. Salve signora. Salve. 2 centesimi voglio ora. 2 centesimi. La car battery, che potrebbe tornarvi estremamente utile in futuro se ottengo un buon oggetto attivo. Però è secondo me un oggettone, quindi la voglio. Dammi 2 centesimi, gioco, se no ci rimango di merda. Mi dai una pillola che feromoni. Grazie, bastardo. Grazie. Allora andiamo, proseguiamo e andiamo avanti. Dovrò prendermi come si chiamano, quella storia dopo, cioè quelle rocce tinte dopo. Niente, nulla. Della serie vaffanculo gioco, ti odio Leone. Dai, 5 centesimi. No, ci ho sperato. Proviamo a fare il boss. Io userò la Choke Clubs e la userò per le rocce tinte. E non per l'altra storia lì, perché non mi conviene l'altra storia. Non mi conviene proprio per nulla. Non shottiamo però questi nemici, c'è da dire. Vabbè, sono abbastanza resistenti perché quello è un tot di vita del boss, ciò significa che deve essere resistente. Primo oggetto speedball, speed più shot speed up, non mi interessa troppo, purtroppo andiamo così. Choke Clubs utilizzata perché voglio le rocce tinte, sono troppe, potrebbero droppare la Smorrock. Mi ha ridato una bomba, buono. Ce n'era un'altra forse? Sì, eccola, ricordavo bene. Facciamo così, leviamoci dalle scatole, l'apriamo e abbiamo la... oggetto di Gappi. Bene, 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 ne è valsa assolutamente la pena. E poi con la bomba extra che possediamo... Per giunta, speriamo in bene qua. Ha un'alta possibilità di droppare 5 centesimi qualcosa. Altissima. Bene, oggetto di Gappi a questo piano, senza aver fatto ancora patti con Satana e non potendoli fare, quindi è buono, estremamente buono. Cosa fa esattamente? Evoca Tot Mosche che fanno danni ai nemici. Ed è molto buono perché si basa sul nostro danno e fanno il doppio al nostro danno, quindi... Sì, questa partita si preannuncia abbastanza sull'epicità. Ho bisogno di una chiave assoluta. Ho bisogno assolutamente di una chiave. E va bene, se riesco a diventare Gappi, credo vagamente che ho vinto easy peasy level squeezy. Però, anche se io divento Gappi e rimango così, riesco a proseguire la crescita delle mie mosche. Qua volo, quindi posso fare in tranquillità questo. Andare qua da mostro, shottarlo, evitare il patto con Satana. Ma è senza fare patti o senza fare patti con Satana? È ora di scoprirlo. Leggiamo. Senza fare. Senza patti col diavolo. Quindi quelli con l'angelo li posso fare. Il nome l'ho detto. Salvatore Carmellino. Ok, casomai. Giusto per.
Veniamo a Homs con gli Spurs. Entriamo qua dentro, rimaniamoci male. Rimaniamoci molto male perché c'erano due recettori, uno di Gappi e Incubus. Maledizione. E andiamo. iPhone Pills. Bomb Shark Key. Puberty. Aria Wizard. Va bene. Non spariamo nulla qua perché rischiamo di far esplodere troppa roba. Ho bisogno di. Comunque, centesimi. Due glattoni. Due gole, praticamente. Wow, complimenti. Cioè, ho oschi abbastanza potenti da non dovermi preoccupare delle stanze in realtà. Però vorrei delle chiavi, gioco, dai. Dammi tre chiavi così a random. Mi piacerebbe tre chiavi, vero? Una chiave, già non mi lamenterei di una chiave, sapete? Dai, niente chiavi, no. No, no, ci rimango male. Ci soffro tantissimo a non poter entrare là dentro, lo sapete? Posso provare a far esplodere tutto, magari c'è la stanza segreta che contiene chiavi o bombe. Per farlo però devo spostare questi il più lontano possibile e prima di tutto far esplodere in tutta sicurezza questo qua al lato. Vai, poi posso fare così, mettermi qua e far esplodere tutto, ok. No! Cavolo. Che palle. Che tristezza. Una batteria che non ci serve. No, aspetta, sì, posso usarla per l'oggetto attivo. Vero, dimenticavo che ho l'oggetto attivo, quindi fuffa. Però comunque non ci serve più di tanto, che palle. Che tristezza, io che ci ho sperato così tanto. Ci ho sperato così tanto. Mancava così poco, mancava così poco. Vabbè, fa nulla. Games 1. Ora abbiamo una grande possibilità di patti con l'angelo, perché ovviamente abbiamo ottenuto le due chiavi, ce l'abbiamo dall'inizio, quindi abbiamo i patti con l'angelo già sbloccati. E vediamo un pochettino come si mette. Una bomba, ovviamente ancora non chiavi. Abbiamo saltato una stanza, purtroppo, per colpa di quella cosa. Se avessimo avuto adesso Car Battery sarebbe stato tipo l'epicità, credo, vagamente. E dico tipo perché avremmo raddoppiato tutto il drop di mosche. E non è male, non è assolutamente male, visto che facciamo 20 di danno e le nostre mosche fanno 20, 21 e 82, scusatemi. Le nostre mosche farebbero il doppio. Quindi non sarebbe male. Oggetto che vorrei è Cricket Sand. Giusto perché sì, rendiamola estremamente OP e facile. Dai, proprio. Ci starebbe a pennello, ecco. Possiamo entrare qua dentro, che comunque la Curse Room non è un patto con Satana. Se ci sono anche i cosi. Pompino se non mi interessa. Tears Up? No. Però mori. Amnesia. Ok. Matchstick, ovviamente mille volte meglio Cancer, però ovviamente drop di bombe. Non è così male, ma Cancer, perdonatemi se è più forte e io preferisco tenerlo. Vediamo qua dentro, PhD, tutte le pillole sono positive, mi droppo una pillola extra. Che è? Infested, però non si può sentire. Mi è partito praticamente l'infested, non chiedetemi perché. Ok, basta. Io basta. Lo usiamo in una stanza con molte cacchette perché le distrugge tutte e ci dà dei ranghi. Quindi non male. L'hanno distrutto. Altro patto con Satana della serie sono stronza. Beh, Krampus però se mi dà il carbone lo posso prendere. Andiamo. PhD. PhD. Gesù mio, PhD. Ce la posso fare a dirle bene? Ok, è un buon oggetto. Non male. Anche ovviamente il carbone è ottimo oggetto perché aumenta il danno ai nostri colpi più il colpo va lontano. Quindi ciò significa che di base abbiamo ottenuto un aumento di danno minimo. Minimo però sì. Quindi non sarebbe male con continuum. Perché con continuum sarebbe reateralmente abbastanza OP, credo la cosa. Perché continuum mi fa andare le lacrime, le red spettrali e me le fa andare in giro all'infinito. Cioè all'infinito. Però un buon aumenta diciamo il range e le fa andare in giro. Se mettiamo di molto in range e possediamo anche continuum sarebbe tipo qualcosa di epico. Però ovviamente non tutto può andare secondo i piani, no? Andiamo qua dentro. Salve. Salve OP. Io sono OP. Ci sono certe storie che dicono. Lo chiamiamo leggenda. Io sono OP, io li mento, paro il primo colpo in ogni stanza. Io sono OP. Dio santo che partita. Dio santo, che partita e che culo.
Oh, potrebbe colpirmi questa bomba. Ah no, è vero, lo ripeto. Sì, scusatemi, era giusto per farvi comprendere. Cioè, io posso rimanere rilassato, distruggere le stanze e poi quando vengo colpito io posso agire. Cioè, è un oggetto OP. Cioè, già di base, noi possiamo entrare qua dentro senza prendere danni, sicuro. Secondo oggetto di Gappi. Saremo stati i Gappi con l'impatto con Satana iniziale, pensatela così. E andiamo. Vai. Oppagine, vieni a me, oppagine. Comunque, questo oggetto di Gappi mi permette di avere una possibilità del 50% di ritornare in vita. Cosa sinceramente non tanto utile e non interessante perché di fatto non credo di poter morire con un setup del genere. O almeno con l'esperienza, con siffatta esperienza in questo gioco. Se muoio sono un esimio pirla. Guardi, morirai facile, facile, guardi, mi spiace. Ah, ok, rimangono quelli dietro che hai evocato tu. Dai, dammi il patto con l'angelo adesso. No, niente patto, però tears più shot speed up non è male. Perché adesso spariamo molte tears in confronto a prima. Possiamo andare? E andiamo, su. Su via. Ordunque. Dunk Depths 1, cosa c'è di bello? Nulla. E vediamo, vediamo. Puberty no, retrovision no. Infested, dai. Oh, scusatemi, ho avuto un attimo di tosse e devo per forza tossire. Adesso vi butto un secondo perché devo ritossire. Ok. Purtroppo ancora non mi è passata. No, però c'è cioè, già 100.000 volte meglio di confronto a prima. Non mi interessa depth. Death. Morte. Non mi interessa morte. Quindi, no alla morte, sì alla vita. Non fate la guerra, fate l'amore. E altre frasi del genere. Citazioniste casuali. Come piacciono a me, dai. Strength aumenta di uno la vita e tutte le statistiche teoricamente fisiche. Quindi rage, nanno, non tears. Ok, non mi interessa troppo. Non è troppo forte, c'è di meglio. Non è male, non è assolutamente male. Però c'è di meglio sicuramente. Andiamo, freghiamoci la stanza. Ah, questi hauntini, non so mai come si chiamano, però io li chiamo hauntini giusto perché mi sono simpatici. Sono fastidiosi. Choclaps, 8 bombe le voglio. Uso diretto perché io sto ancora sperando in una stanza piena di cacca. Che sembra una cosa bruttetta così, però in realtà è, in questo gioco è sempre bella qualcosa. No, non andate su questi nemici, ok che li shottate, ma perdete la vostra vita, mosche, no, il mio potenziale offensivo moscoso. No, è morto, sono tutte morte, le mie figliole. Faccia le mosche. Bombe nelle bombe, mi dà 5 bombe e ci sono bombe nelle mie bombe. Niente di che, voglio andare nel negozio in realtà ora come obiettivo. Però non abbiamo neanche la chiave, quindi non mi sforzerò troppo. Bello sto setup, estremamente forte. Le nostre mosche shottano i nemici, quasi tutti. Quindi sì, siamo messi molto bene. Vorrei tante pillole in realtà, perché abbiamo PhD, però a quanto pare non siamo fortunati. 10 minuti qua mi fanno dire sì, me lo completo il piano, perché siamo estremamente in anticipo su ogni tabella di marcia, quindi completiamocelo e andiamo avanti. Perfetto. Qui non durerà tanto, siamo tutti consapevoli, vero? Infatti, ci sono, li ho uccisi due in coppia. Povero Pin. Povero, povero Pin, mi dispiace. Ok, grazie, chiave giusta in tempo. Ah, riesco a vedere se ci fosse stato qua il maledettissimo. Oh, come si chiama? Non mi viene il termine. Grid. Ci avrei scommesso. E avrei perso. Non ci posso credere. Allora, prendiamo Charge Baby perché dropperà batterie. Che non è male. E poi un cuore di fede. Sì, potrei rischiare prendendo quell'altra cosa, ma meglio di no. Peccato per la nostra trasformazione in gappi. Ora lo saremmo già stati. E invece nulla. Invece assolutamente nulla. Ci rimango male. Prendiamo la Polaroid perché è più utile della. Aspetta, controlliamo se c'è scritto qualcosa che è consigliato. Ok. Va bene. Andiamo così, prendiamo la Polaroid. Perché sì. Ah, vero, questo non è ancora il piano di mamma. Perché credo che fosse il piano di mamma?
Non lo so. Vabbè, ho avuto questa insana idea e chi se ne... Cioè, però comunque ne leviamo di vita a Loki. Ne leviamo anche tanta di vita, però fastidioso ovviamente più che altro, più che Loki, il fatto che non abbiamo lacrime spettrali e ci viene un po' difficile colpirlo. Col 52% non mi ha dato il patto con l'angelo, sei uno stronzo, eh? Gioco, sei oggettivamente uno stronzo. Andiamo, 71%, Necropolis 2. Proseguiamo. Chissà come va a voi in generale. Bombsar Key non ne voglio 15 chiavi. Cioè, nel senso, a me l'estate, quest'ultimo periodo ovviamente è stato domani. Bombsbig troppo. Troppo moss. Troppo rari a caso. Ok. A me l'estate sta andando relativamente male in quest'ultimo periodo perché ho fatto una settimana proprio brutta a casa. Cioè, quasi una settimana oramai. No, dai, da giovedì fino a lunedì a casa. Per colpa di questa gola. Quindi sì, è brutta. Però dai, spero di potermi riprendere e godermi l'estate quantomeno adesso. Ah, che palle. Odio ammalarmi in questo periodo perché tutti escono, c'è più gente. Mi piace un po' la socialità. Non tanto, giusto un pochettino. Viverti non fa nulla, quindi l'ho usata a caso, sì. È una pillola abbastanza inutile. Ah, io l'ho preso, però intanto sono scudato. Sono letteralmente scudato dal mio gettino. E quindi fuffa. Eliminiamo anche quello. Proseguiamo. Non mi ha droppato nulla. E questa è una cosa che mi dà fastidio. Odio quando gli oggetti, quando i nemici non mi droppano nulla. Odio. Vabbè, comunque, bomba ottenuta. In festa deve arrivare con noi. Andiamo ad affrontare mammina. Ciao mamma. Come va mamma? Ok, gli facciamo un discreto danno. Non abbiamo molte tiers, però gli facciamo un discretissimo danno. No, ha eliminato la mosca. Seriamente, ti sei sprecato. Il fatto è che evoca spesso e volentieri, quindi non la posso colpire, tranne in alcuni casi. Fatto con l'angelo che posso prendere Polaroid perché è la più utile tra i due. Immaculata Concezione non è troppo utile, detto sinceramente. Vediamo cosa c'è qua. C'è Continuo che l'ho chiamato e lo potrei prendere quasi. Cioè, però no, non ne vale la pena. Non ho le tiers, non ho gli oggetti per Continuo. Cioè, sarebbe una bella idea soltanto perché l'ho chiamato prima. Però no, non conviene farsi dei boss con questo setup. Questo setup è forte nelle stanze normali per ora. Mancano quel tocchino di tiers che ti fa dire ok, sono OP. Se ci fossero le tiers sarebbe ok, sono OP. Cioè, l'idea è quella di base. O se fossimo Gappi, ovviamente. Però Gappi non lo siamo e non lo possiamo essere per ora. Quindi nulla. E OP anche il fatto che siamo scudati. Cioè, ovvio. Praticamente scudati dall'olimento. Il primo colpo in ogni stanza è assolutamente nullo. Credo vagamente questa sia la stanza migliore che posso trovare per ora per usare Infestation. È Infested. Cioè Infested è Infested 1, Infested 2. Cioè non male come cosa. Ok. Perché il primo mi per ogni cacchetta che c'è a terra. Il secondo lo fa, me ne droppa 2 o 3. Quindi non male di base però. Non vediamo da un po' Fiend in the End come si chiamano? Pillola, come pillola. La vorrei rivedere, sinceramente. Perché mi manca, sì, era carina. High Priestess la prendo a posto di feromoni perché feromoni sgancia una scorreggina, in poche parole, che rende amici tutti i nemici nella mia area di azione, quindi abbastanza bassa qualcosa in realtà. E di certo preferisco altro. Quanto mi sento più professionale a parlare con questo microfono, by the way. Fa veramente un effetto, non lo so, mi rassicura quasi, perché mi sento sicuro di star parlando. Ok, brutta stanza, stanza proprio di cacca rossa. Danno preso, perché sì, vai. Gente che suona fuori. E ho preso una marea di danni, ma questa era una di quelle stanze proprio di merda. Non era fattibile farla senza prendere danni questa. È brutta, è molto brutta. Dovevo uscirne. Non dovevo farla e dovevo uscire diretto, mi sa. Già, quello è stato il mio errore. Ok.
Dopo aver appurato ciò, posso andarmene. Intanto non portava a nulla. Io lo provo, capi, 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 capi. No, Pandora's Box, però questo piano non muore. Pandora's Box, questo piano la posso usare perché mi dà due oggetti di boss che sono non male, perché uno è speed più damage up e l'altro è super bandage, quindi un cuore rosso più due di fede. Sì, ottimo, assolutamente ottima come cosa. Abbiamo ottenuto due buoni potenziamenti. Curse of the Tower no, ma neanche se mi paga il gioco. Venissi pagato dal gioco per prenderla, non la prenderei, ma nella vita reale, intendo. Però mi dà 200 euro. Forse per 200 euro la prenderei. Sì, per 200 euro la prenderei proprio diretta, in realtà, perché sì. Sì, sono venduto. No, ma perché con 200 euro, cavolo, se per prendere un oggetto in un videogioco lo faccio subito, anche a costo di buttare via la run. Chi se ne frega, cioè. Lo farebbero tutti. E non è per la scusa, è proprio perché. Ok, devo potercela vincere pure la partita senza. Se, con quell'oggetto. Semplicemente non aiuta. Quindi meglio non prenderlo. La mia idea di base è questa. Death mi porterà il mio amiciccio. Cioè il mio amico lì. Amico Fritz. Come mi viene il nome? Il mio. Il mio formaggino mio, volevo dire. No, il caro adorato. Cubo di carne. Mio caro adorato cubo di carne. Finalmente ce l'ho fatta a dirla questa cosa. Me lo porta a livello 2. Quindi spara anche adesso. Oltre a proteggermi dai colpi. Che non è una brutta cosa. Assolutamente. Ah, maledetta tosse. Mi passerà prima o poi. Spero. E arriviamo così a dicembre di 2 anni dopo. Con le ore ancora con la tosse. Ragazzi, questa malattia mi sta consumando dentro, ma io tengo duro. Ok, no. Speriamo di no, quantomeno, no. Cioè, veramente, no. Spero di non essermela mandata. Perché sennò, brutta storia. Assolutamente brutta storia. Anche io una volta ero un avventuriero. Poi ho preso un mal di gola d'estate. Semi-cheat. Questa è semi-cheat volante proprio. Semi-cheat perché devo dire una freccia nel ginocchio. Ho preferito fare la battuta col mal di gola, dai. Eliminiamo ciò resi. Ok. Ok. Tu vuoi morire? Sì, perfetto, vuole morire. È sempre bello quando i nemici vogliono morire, sapete? La vita per loro deve far schifo, visto che stanno venendo uccisi da un bambino. In fondo, di base. Devo ancora studiarmi bene le teorie. Vabbè, intanto, prossima settimana esce il video degli AU. Spero, cavolo, se riesco a riprendermi. Già adesso con questa voce dovrei riuscire a farla, Ci metterei 6 anni a registrare tutto. Perché comunque ci metterei 6 anni e mezzo a registrare le cose. Però già ce la faccio, dai. Mentre invece prima no, proprio come stavo prima non riuscivo proprio a registrare. Ci ho provato a fare un video, infatti, che dovevo fare per forza, se no non sarebbe caricato, visto che il video di Enter the Gungeon di domenica è uscito pelo. Non sapete quanto cavolo è uscito pelo quel video, e non potete capire. È uscito talmente pelo che avevo paura di dover dire no, ragazzi, non riesco a mantenere la programmazione, neanche quella di base che ho detto, per colpa di questo mal di gola, perché purtroppo Enter the Gungeon non si è caricato. Potete capire quanto pelo è andato. Enter the Gungeon è una serie che pesa tanto, comunque di base. Ha degli effetti grafici più alti di Isaac. Infatti pesa circa 1 giga e passa ogni video. E io non faccio editing. E non ho ancora webcam. Perché io, cioè io lo dico, lo dichiaro qua in futuro. Io non sono contro la webcam nei video. Io se in futuro avrò la possibilità metterò la webcam. Lo dico chiaramente. Perché giustamente è un mio prodotto. Io forse vado a vedere anche la mia faccia. Non ho mai avuto problemi a nasconderla. Anche se, per esempio, nel video di Isaac non saprei minimamente dove metterla. Forse a fianco della mappa a sinistra. O in. No, a fianco della mappa a sinistra e basta. Non c'è altra zona. Almeno non che mi venga in mente adesso. Ma comunque, di base, non è il momento giusto per discuterlo. Perché ancora webcam non la possiedo. Però. Va bene, va benissimo. Ovviamente, boh, non so.
Potrei essere costretto a ridurre gli FPS? Non credo. Cioè, almeno spero di no. Ma questo si vedrà, è un futuro molto prossimo. Magari avrò anche la connessione migliore quando avrò la webcam. Non credo, perché io sono sfigato. Nella mia cittadina ci sono, non riesco a controllare. La fibra c'è, è presente. È assolutamente presente. Ma ovviamente in casa mia non passa. No, non passa perché si passa a fanculo. In casa mia no. Scusatemi, veramente, però mi dà fastidio la logica urbanistica con cui è costruita questa cittadina, questo paesino turistico, dai. Questa isoletta. Cioè, mi dà assolutamente fastidio perché io ho giocato a gestionali, strategici, a tutto. Cioè, li ho giocati. E, mio mio, su Dark Fortress sapevo costruire meglio io, per dirvi. Se avessero lasciato costruire a me, adesso avrebbero avuto tutti i problemi di infrastrutture zero, cartelli e segnalazioni. E non perché mi piace la mentalità, ma perché ci dico, ci arrivo io a farlo con un certo criterio, le cose, perché cavolo non ci arrivano loro. Io sono un neanche diciottenne in questo momento, ci sono arrivato io che è fatto col culo, perché non ha sistema. Ma fa nulla, soprattutto anche perché siamo in fondo cittadina turistica, quindi avere una buona connessione di base in questi tempi per la cittadina turistica è importante, perché la gente la vuole la connessione. Se tu non gliela fai avere, hotel e cosa, una buona connessione che gli permette di fare i cavoli suoi dalla mattina alla sera. No, sto dando seriamente, era un bel po' che non lo prendevo. Comunque, da mattina alla sera, cioè, fidati che comunque certa, alcuni clienti te li perdi, non tanti, perché non è importante così proprio al 100%, però qualcuno secondo me te lo perdi. Qualcuno, niente. Salve Smorrock. Se non c'è Smorrock di questi video, non è nulla. Smorrock aumento di danno, utile, molto utile, soprattutto così per darmi il boost al danno e arrivare quasi al 30. Magari ci arriviamo al 30, Vabbè, comunque, io la smetto qua perché mi sono lamentato anche troppo della mia isoletta e delle infrastrutture italiane. Che ovviamente non è questo soltanto in mia isoletta, e in Italia proprio le infrastrutture sono fatte con il sedere. Cioè, è inutile dire il contrario, veramente. Purtroppo, noi stiamo veramente soffrendo per quanto riguarda le infrastrutture, secondo me. L'abbiamo notato anche di recente, senza citare nulla, ma il fatto che la linea ferroviaria di periferia di qualche tempo fa, non ne parlo mai di cose tristi, però questa ve la cito, che si sono purtroppo andati a scontrare due treni, ci sono stati una marea di morti per appunto l'infrastruttura dei treni fatta male, perché era a contatto, cioè praticamente era un binario singolo e non c'era un collegamento meccanico. C'era un collegamento via prendita telefonica, si dovevano accordare i due, da quanto ho capito. Sto parlando da persona che ha seguito un paio di telegiornali, non si è troppo argomentata sulla vicenda, ma sta solo le notizie che gli hanno dato iter nei giornali. Comunque, erano un collegamento ferroviario, cioè c'era questo collegamento ferroviario, e per poter partire un treno doveva avere il via libera dal capostazione dell'altra stazione. Ovviamente, adesso che per sbaglio è partito via libera, ed ecco qua, c'è stato il casino. Ma non sarebbe mai successo una cosa del genere se uno fosse stata potenziata già tempo prima tutta l'infrastruttura ferroviaria di base. Voi dite, ma quanto costa potenziare un'infrastruttura ferroviaria? Beh, costa quel che costa, però le infrastrutture in uno stato sono importanti, secondo me. Poi ognuno la pensa come vuole. Comunque, Mystery Sack, droppa oggetti a caso, letteralmente. Punchy, molti oggetti a caso. Punchy Bag attira l'attenzione dei nemici. Robo Baby spara tecnologia. E Skeleton Call, i nemici che tocco diventano cacchette. Andiamo? E andiamo. Mega Satana, 25 minuti. Un po' lento, ma non male. Allora, mi metto qua, voglio piazzare qua. Perché sì. Ok, perché piazzandomi qua dovrei riuscire a ottenere il bonus del carbone. Quindi va bene. Bloccato, mega sana. Non male come cosa. Aia, l'ho preso. Ho già perso il mio amico. Vabbè.
confido di riuscire a batterlo. Ci sto mettendo un po' tanto. Non abbiamo le tiers da poter, per poter battere Vega Satana in rapidità estrema. Però ogni tanto spawniamo ragni, quindi non mi preoccupo troppo. Abbiamo anche una vita extra, quindi possiamo prendere meno oltre i colpi, i 12 colpi canonici che possiamo prendere, cioè possiamo prendere oltre i colpi normali, possiamo prendere un po' di più, poco poco, niente di che. Però è pur sempre non male quei colpi. Ahia, l'hanno preso lì perché hanno fatto una bella giocata. Eliminiamo guerra. Ho detto, non lo so. Ma di fatto che se li metto qua non vi può raggiungere guerra. Mancano soltanto i cavalieri. Cioè le maschere che ha evocato. Aia, l'hanno preso perché si è attivato e mi ha fatto danno, bastardo. Fai, fallo. E fallo. E vei, e vienici. Scherzo. Comunque, eliminiamo adesso i peccati capitali. Che se lo riconoscete sono, allora, questa è Envy, l'invidia, la gola, la lussuria, la rabbia, l'accidia, la rabbia, l'accidia, l'orgoglio, e poi cos'altro c'era? La rabbia, accidia, orgoglio, lussuria, superbia e gola. Dovrei averli citati tutti i sette peccati, giusto? Vabbè, fino ad abbiamo affrontato invidia, rabbia e lussuria. Ok? Perfetto. Ovviamente la loro versione super. Adesso affrontiamo la gola, l'orgoglio, l'orgoglio, l'avarizia e l'accidia. Non l'orgoglio, è la superbia, ecco la superbia. Perché viveva orgoglio? Non lo so. Comunque, ce l'abbiamo fatta. Rovinarli tutti e sconfiggerli anche. Altro Mega Blaster. E un po' risparmiati un pochettino, vai, Satana, questa volta. In realtà se riusciamo ad arrivare all'ultima fase è tranquilla la situazione. Non sono troppo preoccupato. Anche se non siamo così tanto forti come pensavo. Come avevo, cioè, finora creduto. Ok, perfetto. Dai, manca soltanto gli angeli neri. Dovrebbe mancare l'ultimo, che questo qua ha un pattern un pochettino più difficile, però possiamo comunque affrontarlo in tranquillità. Non mi sono impegnato troppo questa battaglia, devo dire la verità. Questo è un errore mio. Ho preso tanti danni perché per disimpegno, oserei dire. Ok, dai, eliminiamolo. Oh, posso mettermi dall'altro lato. Se mi spari queste non dovrei essere troppo preoccupato. Si dividono, sì, però non dovrebbero essere troppo difficili per me. E ok, passato di fase, li metto al lato e comincio a sparare. Arrivano pelo pelo, quindi devo avvicinarmi un pochettino. Ok, quindi a questa distanza, più o meno da dove provengono i fuochi, dovremmo fare abbastanza danno. Sì, perché il carbone comunque potenzia. Potenzia abbastanza, non è neanche poca la cosa. E pian piano vediamo lui che peggiora la sua vita. Oddio, sto parlando di fila in questo momento e la mia voce mi sta salutando. Ok, scusate, sono riuscito a recuperare un po' di vitalità vocale, ovviamente intendo vitalità vocale. Troppo vicino. Ok, questo hai usato Little Planet per fare quell'attacco, Mega Satana, e furbacchione. Ok, vinto Mega Satana, completato l'altra sfida in un esimio tempio, sì, un esimio tempio, perché io sono in un tempio adesso, un esimio tempio, in un bel tempo, favola semplice, dai, di 34 minuti, adesso. Ok ragazzotti, per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi, qua è tutto, se è piaciuto il video ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace, ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video, ciao!